linea Magellano del gruppo Azibut Benetti nasce nel 2009 dall'esigenza di proporre al mercato una barca che avesse più anime, una dislocante per navigare per lungo tempo consumando poco e una semiplanante per trasferimenti più veloci. Inoltre dovevano essere barche molto confortevoli da vivere a lungo. Il primo modello è stato ideato e disegnato da Ken Fraybrook, progettista americano. Un nome che resta e che firma anche questo 25 metri molto contemporaneo, dove alle sue intuizioni sono abbinate quelle di Vincenzo De Cotis, che si è occupato del layout degli interni e del decoro. Come su ogni barca contemporanea, la conquista della luce, del massimo sfruttamento dei volumi è un obiettivo per tutti i designer, lo è stato anche nel caso di questo Magellano 25. Il decoro si gioca attorno ad alcuni elementi rituali che fanno parte della grammatica, del linguaggio dell'architetto che ha disegnato gli interni. In particolare il sistema di lavorazione della vetroresina che viene posata a strati sugli oggetti con una polvere di bronzo che riesce a donare al manufatto un aspetto molto particolare. Gli altri elementi impiegati sono l'ottone, che sappiamo essere un metallo nobile nella lavorazione delle imbarcazioni, marmo Alpi verde spazzolato e in più legno scuro, ovviamente noce. Questo tavolino è uno dei pezzi unici realizzati in vetroresina per questa barca. Questo bel divano a tessuti loro piana. È la prima volta che Vincenzo De Cotis realizza gli interni di una barca. Uno degli elementi forti degli interni di questa barca Magellano 25 è questo tavolo realizzato in ottone, marmo verde Alpi, ovviamente un pezzo unico che può essere ruotato cambiando il layout di questa zona. Sono quattro le cabine dedicate agli ospiti. Qui siamo nella armatoriale, a prua una VIP, sempre matrimoniale, di fianco una letti separati e una matrimoniale. Ogni cabina ovviamente ha il suo bagno. Nel caso dell'armatoriale una scelta molto moderna, lascia i lavandini a vista. Sotto coperta c'è lo stesso decoro che abbiamo trovato nella zona living. Si vede la mano di De Cotis. Questa è una sua opera particolare realizzata per questa barca. Il fatto di aver voluto creare e dare il massimo comfort e quindi riduzione di vibrazioni e di rumorosità nella cabina armatore. In particolare la cabina è montata su una capsula flottante, quindi qualunque pavimento, paratia e celino è montata su dei supporti elastici che fanno sì che non si trasmettano le vibrazioni a bordo e quindi si gode di grandissimo comfort. Qualcosa di così inatteso è il fatto di aver introdotto una tecnologia che arriva, sembra strano, dalla NASA e sale a bordo per la prima volta delle imbarcazioni. È un sistema di sanificazione B-Cool estremamente innovativo che fa sì che l'aria che viene condizionata all'interno non rimane viziata, ma può essere costantemente ricambiata e reinserita nell'ambiente, e nel momento in cui viene inserita nell'ambiente viene depurata, viene pulita da quelle che sono batteri, da quelli che sono virus. Siamo nella zona cucina, vicina al tavolo da pranzo, ma vicina anche ai locali dell'equipaggio. Chiudendo una porta si può conquistare una privacy per gli ospiti nella zona living. Un piccolo tavolo per la colazione oppure per consumare pasti in navigazione. Cucina molto dotata. Da questa scala
si scende alle cabine dell'equipaggio. Una barca destinata a navigare tanto e a stare tanto in vacanza deve avere spazi esterni particolarmente fruibili. Su questo Magellano 25 l'attenzione a realizzare zone di intimità ma anche convivialità è stata particolarmente curata. Qui siamo sulla Infinity Terrace. Guardate che panorama verso poppa quando la plancetta è abbassata. Anche la zona di prua è attrezzata per essere vissuta dagli ospiti della barca. A parte la zona tecnica con i due vericelli per le ancore, questi due prendisole che possono essere trasformati con il tavolo. Il ponte superiore è un'altra zona molto vivibile di Magellano 25. Un posto di pilotaggio esterno, l'accesso al mezzoponte del pilotaggio interno, una grande dinette e un salotto a poppa. L'hardtop è realizzato con un sistema di alette orientabili che consentono di areare la zona ma di proteggerla dal sole. Di fianco al posto di pilotaggio interno un divanetto dove può sedere chi aiuta il timoniere o chi semplicemente gli fa compagnia. La carena, una dual mode, è stata disegnata da Pierluigi Ausonio. Stiamo navigando a una decina di nodi, quella che può essere considerata la velocità di trasferimento notturno per dargli una definizione. Bassi i consumi, ovviamente, alto il comfort. Il sistema di stabilizzazione è realizzato con pinne Humphrey. I motori sono due MAN da 1400 cavalli installati con trasmissione V-Drive. Abbiamo dato gas, stiamo raggiungendo e superando i 20 nodi. La velocità massima è di 23 nodi. Molto, molto deciso. L'intervento delle pinne in virata tiene la barca praticamente orizzontale. Magellano 25 è il punto di arrivo di un'idea che non è solo una tipologia di barca, ma è anche un modo di navigare e di far vacanza.